Perdonate questo nuovo video senza immagini, ma dovevo farlo in fretta prima che fosse troppo tardi. Rebecca Sugar ha rilasciato una sorta di intervista, un podcast nello specifico. Un podcast è un'intervista dove non ci sono immagini e dove le domande non vengono fatte da un giornalista o da un fan, ma se le fanno da soli. E Rebecca Sugar, insieme a Ian e tanti altri suoi cari amici, hanno spiegato un sacco di cose di Steven Universe che nessuno aveva capito. Per esempio, avete presente quella creaturina arcobaleno che Diamante Blu si ritrova addosso all'inizio di Change Your Mind? Ebbene, Rebecca Sugar ha rivelato che quella creaturina era un riferimento alla principessa Jasmine. All'interno degli ultimi episodi ci sono stati un sacco di riferimenti alle principesse Disney. Perché Rebecca Sugar voleva che quello fosse il mondo idealizzato in cui Steven non riusciva a vivere. Per questo c'è il cambio di vestito di Steven che ricorda molto quello di Cenerentola. Allo stesso modo, alcuni dei pebbles, dei sassolini, somigliano effettivamente a un nano di Biancaneve e così via. Il concetto comunque è sempre quello. All'interno del film della Disney di Aladdin, la principessa Jasmine libera degli uccelli, delle colombe che sono tenute in gabbia all'interno del palazzo e lo fa perché lei vuole sentirsi libera. Così come Diamante Rosa aveva liberato queste creature organiche arrivate da una colonia di Cianite. Solo perché lei stessa voleva essere libera. La nave, la specie di Megazord dei diamanti, è una rappresentazione del loro ruolo rispetto all'Homeworld. La testa, che è diamante bianco, rappresenta il super io, cioè ciò che controlla tutto quanto a prescindere da qualsiasi emozione e qualsiasi impulso. Poi ci sono diamante giallo e diamante blu, che sono le mani, cioè ciò che agisce, le azioni, ovvero l'io, l'identità. Dopodiché c'è le gambe, che comprendono quindi il pube, che sono diamante rosa, ovvero l'es, la parte più grande e più profonda della mente umana. Vedete, Freud divideva in queste tre parti la mente umana: superio, io e es. Il superio è la parte che prende il controllo, che ferma l'io e l'es e impedisce loro di fare cagate, ed è quella che crea le regole sociali. Dopodiché abbiamo l'io. L'io è quello che ci identifica, il noi, la nostra identità, le cose che a noi piacciono o non piacciono, le cose che noi facciamo o non facciamo, i nostri impulsi, le nostre emozioni, sono tutte quante nell'io. E poi c'è l'es, dove ci sono le emozioni e i sentimenti più profondi, radicati e nascosti. L'es è quello che noi non conosciamo, la parte nascosta del nostro cervello che chissà come funziona, che è un insieme di istinti e di sensazioni primordiali, cose così complicate che noi non riusciamo a capire. Sto mettendo in pausa, ma non si mette in pausa perché mi serve per fare un video senza montarlo. Kat ha spiegato che l'aspetto esteriore delle gemme, la loro nuova forma, era stata continuamente messa in discussione all'interno degli studios della Cartoon Network. Già. Rebecca, per esempio, continuava a insistere perché Rainbow Quartz avesse una giacca e una sciarpa. Solo che non sono riusciti a inserire la sciarpa nella nuova forma di perla, ma comunque la giacca è rimasta. Inoltre, sempre Rebecca Sugar ha confermato che la giacca di perla è un riferimento all'episodio Last One Out of Beach City, ovvero Concerto a Beach City, ovvero l'episodio di Mystery Girl, dove Perla indossa dei jeans e una giacca per la prima volta. Questo per rappresentare la sua indipendenza che finalmente è riuscita ad ottenere. La Cree Universe aveva preso in considerazione l'idea di fare i capelli di Peridot a forma di stella e aveva anche preso in considerazione l'idea di rendere gli occhiali di Garnet trasparenti. Riguardo i numeri di telefono che Perla conserva all'interno della sua perla, sì, pare che Perla abbia effettivamente incontrato quelle gemme e che quegli esseri umani, chiunque gli abbia dato quei numeri, che davvero stesse frequentando delle ragazze. Nella nuova forma di lapis è presente un nuovo colore, l'oro, e questo è un riferimento ai veri lapislazzuli che spesso contengono delle strisciette dorate. Rainbow Quartz non è solo ispirata a Mary Poppins, ma anche a Bert, lo spazzacamino. Rainbow Quartz era stata disegnata già 2 o 3 anni fa, al contrario di Sunstone, che invece è un'idea completamente nuova. E sì, è confermato che Ossidiana era prevista per essere esattamente come è comparsa fin dall'inizio della prima stagione.
tutta la sequenza di Familiar è ispirata a un cortometraggio della Disney che è passato abbastanza in sordina negli ultimi anni. Un corto in cui veniva spiegato che cosa fossero le mestruazioni alle bambine. Ed era un cartone animato che veniva portato nelle scuole per insegnare ai bambini a non avere paura di questo lato delle ragazze. E la voce che si sente, che spiega che cosa siano le mestruazioni, è la voce che ha usato Rebecca Sugar come principale fonte di ispirazione per creare la voce di Diamante Bianco. L'aspetto esteriore del pianeta natale è molto ispirato al regista Busby Berkeley, che era un regista che faceva grandi musical nella Hollywood del bianco e nero. Mentre Diamante Bianco, non solo come avevo già detto io, era ispirato ai disegni di Nell Brinkley, ma è anche ispirato a Hedy Lamarr, l'attrice all'interno del film Ziegfeld Girl. Non la conoscevo per nulla. E Rebecca Sugar dice che molte cose all'interno del pianeta natale sono vive. Non è un semplice abbiamo visto alcune pareti che sono fatte di gemme, pare che l'intero pianeta natale sia fatto di gemme. Il ponte su cui Diamante Blu e Diamante Giallo litigano, quel ponte, se ci fate caso, ha una faccia. Sulla chiave di volta c'è una faccia e Rebecca Sugar ha confermato che quel ponte è vivo, che tutto nel pianeta natale è vivo, che quelle sono tutte quante gemme. Il che spiega che, oh, allora la prima gemma di questo tipo che abbiamo conosciuto è la piramide. Ogni singola scena di Change Your Mind era stata prevista nel corso degli anni precedenti. Già, Rebecca Sugar conferma che tutte e tre le teorie di Perla, Garnet e Ametista, ve le ricordate? Ametista credeva che Steven fosse una nuova forma di Rose, e Garnet che fosse una fusione, e Perla che fosse intrappolato come uno specchio di Lapis. Rebecca Sugar conferma che sono vere tutte quante, sì, tutte e tre sono assolutamente vere. Effettivamente la gemma è incastonata in qualcosa che non è una gemma e funziona esattamente come lo specchio di Lapis, solo che non si tratta di due cose separate che sono state messe assieme a forza, ma di due cose che dipendono l'una dall'altra, come una fusione, dove hanno quasi scelto di stare assieme. Ma al tempo stesso, Diamante Rosa ha cambiato forma per diventare Quarzo Rosa. È solo una nuova forma, e Quarzo Rosa, diventando Steven, ha scelto di nuovo di cambiare forma, ma a un livello più irreversibile. Prima di questo episodio, nessuno, a parte Rebecca Sugar, sapeva che cosa sarebbe successo se Diamante Bianco avesse tolto la gemma a Steven. Il motivo per cui Rebecca Sugar ha diviso lo schermo nella scena in cui la gemma viene separata da Steven è proprio il fatto che lei voleva sottolineare allo spettatore che il punto di vista di questa serie è sempre comunque quello di Steven, e visto che tutti e due sono Steven, sia Steven Gemma che Steven umano, e effettivamente il punto di vista che avremmo seguito doveva essere quello di tutti e due, non di uno solo. Inoltre ha confermato che sì, Steven Rosa è Steven. E leggendo proprio letteralmente quello che ha detto: se togli la sua personalità e le sue emozioni, Steven è vuoto. Lui è stato separato dalla sua umanità e tutto ciò che ne rimane è il suo potere. Quindi sì, tutti e due sono perfettamente Steven. Nessuno è Diamante Rosa, Quarzo Rosa, né altro del genere. Sono tutti e due Steven. Tant'è vero che Steven stesso l'ha gridato, spaccando il pavimento e spaventando Diamante Bianco, ovvero che no, non c'è più. Non c'è più Diamante Rosa, non c'è più Quarzo Rosa, non esistono più. Inoltre, Rebecca Sugar conferma che è stato James Baxter ad animare la scena in cui Steven si fonde con se stesso davanti a Diamante Bianco. Diamante Bianco non è fatta al computer, così come le gemme che cadono non sono fatte al computer, ma è tutto quanto disegnato rigorosamente a mano, tutto quanto animato a mano. Inoltre, James Baxter, oltre ad essere famoso per il famoso episodio di Adventure Time, è anche la mente che sta dietro a Spirit, Cavallo Selvaggio. Per ogni gemma corrotta è stata disegnata una controparte guarita.
Quindi sì, anche quelle che non appaiono in questo episodio hanno una controparte guarita, sanno già che gemma rappresenti e tutto il resto, ovviamente. Però ci viene data un'informazione che prima non avevamo, ovvero che la quantità di deformazioni che la gemma presenta è legata alla quantità di tempo che è passato da corrotta. Ovvero, più tempo è passato da quando è stata corrotta a quando è stata imbollata, più le gemme sono rovinate. E già. Inoltre, Rebecca Sugar ha confermato che Arcobaleno Quarzo 2.0 è un maschio. Cioè, non nel senso che è un pene, ma nel senso che vuole che ci si riferisca a lui come un lui, non come una lei. Ed è l'unica eccezione. Sandstone, Eliolite, la pietra del sole, chiamatela come volete, lei, invece è una lei, è una femmina, e Rebecca Sugar vuole che ci riferiamo a lei come una femmina. La canzone Change Your Mind non era prevista per essere inserita nell'episodio e Rebecca Sugar l'aveva scritta per se stessa, mentre stava progettando il matrimonio di Garnet. Steven Universe non è finito con Change Your Mind. Rebecca ha finalmente confermato che no, non ci sarà uno spin-off d'ora in poi, non cambierà nulla nella trama, semplicemente si andrà avanti da dove l'avevamo lasciata. Ma questo arco narrativo è concluso, finito, definitivamente. E quindi lo Steven Universe che conosceremo presto sarà molto più maturo e molto più evoluto. Ma che bello! Quindi sì, la trama semplicemente continuerà ad andare avanti, non ha intenzione di cambiare lo schema dello show e l'unica cosa che davvero è cambiata è che Steven ora è più maturo, è in grado di comprendere che può prendere decisioni da solo e non dipende più dagli altri, perché per tutte e cinque queste stagioni Steven ha sempre messo gli altri al primo posto, finendo per maturare, crescere, cambiare, sempre come un riflesso degli altri. D'ora in poi sarà indipendente, che è una cosa completamente nuova e mai vista prima, che cambierà radicalmente la direzione che la storia potrebbe prendere. Che altro dire? Il nuovo arco narrativo che inizierà molto presto non ha nulla a che fare con questo per molti versi, perché questo è stato progettato nel 2011, mentre il resto della storia è stata progettata nel corso del tempo, mentre veniva sviluppata la serie vera e propria in queste 5 stagioni. Che cosa ci aspetta con la sesta stagione di Steven Universe? Non lo sappiamo, però almeno sappiamo che è una sesta stagione, non cambierà il protagonista e né altro del genere. E quando Rebecca Sugar parla di rebranding, sta semplicemente parlando del fatto che la serie subirà un grande cambiamento a livello di concetto, ma non a livello pratico, né altro del genere, sarà sempre perfetta come sempre. E concludo qui il video. Questo è all'incirca tutto quello che ha detto. Dovrei aver saltato un paio di cose del tipo: oh sì, ha confermato che il piede che schiaccia Sandstone, che è il piede di Diamante Rosa, era davvero un riferimento ad Arcade Mania, dove c'è questa battuta sul piede gigante che Steven deve sconfiggere, eccetera, e basta. All'incirca ho detto tutto, vero? Sì? Sì? Oh sì, che tutte le fusioni con Garnet possono rompere la quarta parete, anche se l'unica a non averlo fatto è effettivamente Suggellite, forse perché Nicki Minaj farà tornare a doppiare, beh, sarebbe stato complicato. Ma in ogni caso conferma anche che tutte le fusioni fra Steven e Perla hanno questa cosa bellissima perché Steven tira fuori la parte stupida di Perla. Ma che bello!